Nato quando lo Sputnik segnava l'inizio della corsa allo spazio e cresciuto guardando i razzi che partivano per la Luna, a forza di inseguire i suoi sogni, l'italiano Paolo Nespoli sta ora scrivendo la storia. Alle spalle già oltre 170 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale, con la sua terza missione al via questo venerdì, strapperà il titolo di più anziano astronauta europeo in orbita. Ai nostri microfoni un'istantanea di quanto lo attende. Nel mio caso farò degli esperimenti specifici programmati dall'Agenzia Spaziale Italiana che hanno a che vedere nel campo della biologia, della medicina, della scienza della vita, che spaziano un attimino a 360 gradi per consentire ai nostri laboratori di ricerca, ai nostri ricercatori e alle nostre università di andare nello spazio e utilizzare anche loro questo laboratorio fuori dal mondo.